Buongiorno, vorrei darvi un aggiornamento sul tema del progetto delle arginature della Regione Toscana sulla Piana di Laterina. Come già anticipato, domani mattina, 4 maggio, ci sarà una conferenza dei servizi a cui, parteciperemo insieme alla Regione e alla Provincia. Ovviamente noi ci presenteremo con le osservazioni che abbiamo già inviato, rispetto al progetto che ha, presentato la Regione. Sono le stesse richieste che abbiamo sempre fatto e che riguardano da un lato il tracciato e abbiamo espresso la necessità che il tracciato sia più aderente possibile al corso dell'Arno senza entrare nella parte interna dei campi della piana. Ed abbiamo anche fatto presente le difficoltà di gestire la chiusura degli argini con i cancelli metallici in corrispondenza dell'attraversamento sul Loreno, proprio all'incrocio tra via Vecchia Retina e via Valdascione, che è l'incrocio a valle del capannone comunale. Ecco, proprio su quest'ultimo punto, noi proporremo alla Regione e alla Provincia di progettare una soluzione diversa che riguarda l'innalzamento di tutta la sede stradale, della provinciale Via Vecchia Retina, quindi e anche del ponticello sul Loreno, proprio per evitare di inserire queste cancellate così come sono state proposte. Il punto è che ovviamente il progetto non partirà fino a che non ci sarà il via libera del comune, che in questo momento, con il tracciato proposto e con la criticità che vi ho appena detto sull'intersezione con Loreno, ovviamente non c'è. Quindi noi domani mattina in conferenza dei servizi chiederemo ulteriore tempo per rimodellare il tracciato nella piana, prima di tutto, e per progettare una soluzione alternativa rispetto all'incrocio sul Loreno e a questo scopo nomineremo un nostro consulente tecnico che si interfaccerà con i tecnici e i progettisti della regione per sottoporre le nostre istanze e le istanze dei cittadini che ci hanno fatto pervenire in questi giorni le loro osservazioni rispetto al tracciato proposto. Li ringrazio per la collaborazione. Non appena avremo nominato il nostro consulente, inizieremo un percorso insieme alla cittadinanza, ai privati cittadini interessati dalla realizzazione delle arginature, ovviamente, ma anche insieme all'intera cittadinanza interessata, in modo da rimodulare tutte quelle che a nostro avviso rappresentano delle criticità e in modo anche da trasformare questo progetto in un'opera sicuramente utile di messa in sicurezza, ma che abbia un minore impatto e che possa anche rappresentare un'opportunità di riqualificazione ambientale della valle.